Alessandro Crescenzi, sì, per chiedere il perché di questa prova così negativa, 4 gol al passivo, tanti per il Pescara. Sì, non è stata una delle nostre partite migliori, ci dispiace per questo risultato che è molto ampio e sicuramente speravamo in una partita totalmente diversa. E purtroppo questo è il calcio e dobbiamo cercare però di ripartire subito, perché adesso abbiamo altre due partite già da martedì in Coppa Italia e poi di nuovo il campionato sabato. Crescenzi, eppure nella prima mezz'ora male male non era andata, no? Dal punto di vista del gioco. Sì, siamo partiti un po' molli secondo me, ma va dato merito anche agli avversari. Dopodiché abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, abbiamo anche creato diverse occasioni, però poi nel secondo tempo non siamo proprio entrati in campo. Alessandro, questa squadra credo oggi abbia confermato ancora una volta di avere anche un problema psicologico. La squadra quando va sotto nel punteggio non riesce mai a recuperare e qualche volta, come è accaduto oggi con lo Spezia, crolla. Sì, sicuramente anche questo, perché dopo che abbiamo preso il secondo gol è finita la partita e questo non deve succedere, anche perché noi abbiamo qualità e che non possiamo permetterci di far finire le gare prima del fischio del 90esimo. Spero non accada mai più e ce la metteremo tutta. Come ti spieghi questi up and down stagionali? Contro la Pro Vercelli, squadra virgolette stellare, oggi forse il peggior secondo tempo della stagione, con tanto di calo mentale quando avete subito il raddoppio. Ma sinceramente questa è una soluzione che dobbiamo trovare insieme al mister e tutti quanti insieme, perché come hai detto te, poi ci accade spesso, quindi dobbiamo cercare di trovare la soluzione e sicuramente riguarderemo la partita e prenderemo atto degli errori che abbiamo fatto. I giorni scorsi si era parlato, ne aveva parlato anche Zeman, del fatto che il pubblico si sta un po' allontanando dalla squadra, soprattutto allo stadio Adriatico. Zeman aveva parlato anche di un problema di stampa, però probabilmente queste prestazioni della squadra non riavvicinano il pubblico. Ma io spero che il pubblico capisca anche la situazione, noi comunque ce la stiamo mettendo tutta, sicuramente dobbiamo migliorare come già dall'altro anno, però anche i tifosi ci devono stare vicini, perché siamo una bella squadra, un bel gruppo e prima o poi verranno fuori i veri valori. Io ti chiedo un'ultima cosa, c'è una Coppa Italia adesso a Genova e poi c'è la Ternana sabato prossimo, bisogna cambiare marcia definitivamente, magari il risultato a Genova è difficile vista la caratura dell'avversario, però questo Pescara deve svoltare. Sì, già l'avevo detto recentemente che a noi ci serve continuità e questa sconfitta sicuramente non ci dà continuità. Speravamo un risultato migliore, però come ho detto anche recentemente dobbiamo fare più punti possibili, dobbiamo cercare di vincere partite anche per una cosa nostra psicologica. Sicuramente martedì non sarà una partitina, però sono due partite per noi importanti, sia in Coppa Italia che poi in campionato.